un altro pezzo lo deve avere per forza di cose. Ma non sta guardando. Sì, ma cosa posso aggiungere poi per quel che riguarda la pizza? Non vuole essere una pizza gourmet, ma forse vuole essere più, vuol fare il verso la pizza gourmet, nel senso che sopra ci si mettono dei signori ingredienti selezionati. Cerco sempre di più di stare nel territorio, mi piace molto lavorare con le cose di casa mia, ma la conformazione è appunto quella dello stile gourmet, quasi obbligata però la cosa, perché una pizza del genere va per forza lavorata con un procedimento che prevede due cotture. Quindi io, come si diceva prima, il glutine è talmente poco, talmente basso, io non ho la possibilità di fare le mie pastelle, lasciarle a lievitare e utilizzarle dal momento in cui il cliente mi fa l'ordinazione. Non è possibile farlo, perché appena raggiunto il punto oltre la lievitazione perfetta, una volta che la pasta viene manipolata si smembra, si distrugge. Di conseguenza devo fare questa opera di precottura. Quindi questo mi obbliga in un certo senso poi a lavorarla. Quindi è la stessa differenza che c'è fra il prosecco e il metodo classico, lo champagne e la francia corta, nel senso che chiaramente produrre questi vini in una maniera chiaramente più sofisticata costa di più. Assolutamente. Quindi ecco perché il prosecco, visto che qui siamo in caso di prosecco, costa meno. No? Sì, sì. Beh, sì, prosegue l'argomento spinoso. Bene. E noi su questa cosa vi salutiamo e avremo un'altra puntata che riguarda sempre chiaramente pizzeria Capri e il forno che si chiama Anticamente. Bye bye.